Un saluto a tutti e bentrovati a questa nuova puntata di Così per Sport. Oggi siamo a Verona, ospiti del Chievo Verona nel centro sportivo Bottagisio, casa del settore giovanile della squadra femminile del Chievo Verona. Siamo andati a trovare un vecchio calciatore ma nel contempo un giovane dirigente. Benvenuto a Così per Sport a Damiano Tommasi, presidente dell'Associazione Italiana Calciatori. Con l'avvento, dopo i tanti anni di Campana, è dato un'impronta nuova all'associazione, soprattutto legata in primis all'etica sportiva. Ma diciamo che non è stato semplice prendere in mano il testimone di Sergio Campana dopo 43 anni di presidenza e le tante conquiste fatte sotto tutti i punti di vista. Il nostro ruolo, mio e degli altri che sono subentrati, è stato quello di ritornare un po' a parlare con i giocatori un po' più frequentemente e continuare sulla scia che era stata ben impostata da Sergio Campana e da chi ci aveva preceduto. Insomma, non è semplice perché sono cambiate tante cose e tra le altre cose abbiamo avviato anche attività legate al mondo degli ex calciatori combinate con i settori giovanili in modo da dare la possibilità a tutti noi di raccontare un altro calcio, di raccontarlo ai bambini e alle famiglie. Non più un'associazione statica, andate dai calciatori, girate le società per parlare, per informare su determinati argomenti anche delicati. Come viene preso questa informazione dai giocatori e dalle società? Ma sicuramente l'associazione ha sempre fatto questo di andare verso i giocatori o comunque di essere presente negli spogliatoi tutti gli anni, abbiamo aumentato la nostra presenza e soprattutto anche insomma, vista la differenza d'età si muove anche il presidente e per me insomma, tornare agli spogliatoi e incontrare negli ultimi anni parecchi di quelli che erano miei ex compagni o avversari ovviamente fa piacere. Raramente troviamo chiusura da parte delle società anche perché tutti noi abbiamo lo stesso interesse, insomma, migliorare il nostro mondo e il nostro ambiente, ognuno per la sua parte e la nostra parte è cercare di migliorare l'aspetto legato ai calciatori. Tra i tanti argomenti toccati, scommesse sportive, anche nel settore dilettanti, molto importante, e rapporti con i tifosi da parte dei giocatori. Sì, sono due delle motivazioni con quali affrontiamo i temi, affrontiamo la discussione negli spogliatoi. Insomma, non è un caso che nell'ultimo lavoro della Commissione Antimafia ci sia proprio la chiusura con la proposta probabile di togliere le scommesse dal mondo dilettante e comunque di avere un approccio diverso sulla gestione delle tifoserie, di certi tipi di tifosi e di certi tipi di rapporti. Da parte nostra in Consiglio federale abbiamo approvato le norme che hanno modificato che tipo di rapporti si possono avere, con quale modalità, con l'introduzione della squalifica in caso di rapporti anomali con tifoserie o gruppi di tifosi, per meglio dire, che vogliono intimidire o minacciare i giocatori o in segno di sottomissione e questo porta sicuramente a delle incomprensioni, porta sicuramente a lavoro in più da parte delle società attraverso lo SLO e una consapevolezza maggiore anche da parte dei calciatori che quando le cose vanno bene non pensano a quali sono i risvolti di alcune relazioni e quando le cose vanno male ci si accorge che forse un po' più di normalità sarebbe necessaria e speriamo che questo si possa raggiungere e ringraziamo anche il Ministero che attraverso l'osservatorio ha costituito una commissione di studio sul fenomeno della violenza e delle minacce contro i calciatori e grazie anche al lavoro che abbiamo fatto negli ultimi 3 anni di raccolta attraverso un report degli episodi di minacce, di violenza e di intimidazione nei confronti dei calciatori per rendere la cosa conosciuta, soprattutto per far capire che non è normale. Dietro queste manifestazioni spesso si nascondono anche altre intenzioni che sono legate appunto alle scommesse o possono essere legate anche a attività della criminalità organizzata. Ovviamente non parliamo solo del calcio, quello chiamiamolo professionistico, quello televisivo, ma anche quel calcio che spesso non va in televisione. Sì, il fenomeno dilettante è sicuramente quella che dovrebbe essere la base fertile per il nostro calcio, in realtà spesso diventa invece un luogo dove anche grazie purtroppo alla mancata visibilità e alla mancata ribalta televisiva si nascondono comportamenti che poi fanno male a tutto il sistema. È un'attività che sicuramente comporta un grande sforzo e magari avere anche sempre più risorse da investire in questa direzione potrebbe essere un aiuto. Sempre parlando di un calcio che si vede di meno, massimo impegno in due settori come quello femminile e quello giovanile da parte dell'Associazione Italiana Calciatori, il Dipartimento Junior ne è un esempio, parlo di quello. La nostra proposta è quella di rimettere il bambino al centro sotto l'aspetto tecnico, sotto l'aspetto sportivo e aiutare in questo allenatori, genitori, società nella gestione di questa attività. Abbiamo fatto per anni i camp estivi, adesso facciamo da un paio d'anni collaborazioni durante tutto l'anno con le società, formazione, incontri di formazione con i genitori, con gli allenatori, con i ragazzi, ci sta dando grossa soddisfazione, sembrerebbe forse lontano da quella che deve essere un'attività sindacale, in realtà credo che lavorare sulla cultura sportiva e sulla sensibilizzazione di quelli che saranno domani o calciatori o tifosi sia compito anche di un'associazione che vuole difendere anche l'immagine e la credibilità di una categoria che si compone di tante parti, dal dilettante alla nazionale, ma che ha bisogno di una crescita di cultura sportiva per essere apprezzata, capita e rispettata, cosa che si fa fatica in questi ultimi periodi. L'area femminile sappiamo che è un grande tabù in Italia, si sta facendo un grande sforzo generale, purtroppo non come dovrebbe, a piccoli passi ci si sta avvicinando a quello che dovrebbero essere i nostri punti di riferimento, che sono il calcio del Nord Europa e del Nord America. Ci sono paesi calcisticamente meno avanzati di noi che sono molto più avanti rispetto al calcio femminile che in Italia, e in Italia per troppo tempo si è lasciata in secondo piano questa disciplina che tra l'altro è anche la seconda disciplina olimpica per quanto riguarda la Federcalcio, e credo che sia sempre più urgente una centralizzazione da parte della federazione di tutta l'attività. Abbiamo parlato dei bambini, diventano calciatori, poi smettono, quindi anche la gestione del post carriera è importante dal vostro punto di vista, dei vostri associati. Sì, sicuramente il professionismo pone ragazzi di una certa età su un autovolante che quando a terra può riservare sorprese. Abbiamo anche attività parecchie con gli ex calciatori, si sono sempre fatte in associazione, soprattutto dal punto di vista previdenziale. Stiamo investendo molto dal punto di vista della formazione, del preparare al dopo, di preparare anche una ripianificazione della propria vita. Quanti vengono reinseriti nel nostro mondo, nel mondo del calcio, e sono 10%, 15%, e gli altri a volte rischiano di trovarsi imbrigliati in una vita fatta di aspettative che non possono più essere rispettate perché sono cambiati i parametri, sono cambiati anche i propri ruoli all'interno della società, e credo che sia uno dei compiti che ci vedrà sempre più impegnati nel prossimo futuro ad aiutare a dare una mano a questo tipo di reinserimento. È una delle attività nella quale crediamo molto, e anche grazie alla Lega DB, alla Lega Pro, che sono state approntate in parte la Lega di A, incontri durante la carriera per sensibilizzare i calciatori in attività a prepararsi durante la carriera, durante gli ultimi anni di carriera, al dopo che, come ho detto, in alcune situazioni riserva purtroppo anche delle spiacevoli sorprese. Un Damiano Tommasi che però è anche battagliero, come lo era in campo al centrocampo, perché non si è risparmiato, parlo dell'ultima querela, quella per la Lega Pro con Gravina. Quando si vuole far prevalere una o l'altra parte a discapito delle altre bisogna fare mezzo passo indietro, rivedere le cose e riprogrammarle. L'ultima in questione riguardo la Lega Pro abbiamo tutti lo stesso obiettivo, che è quello di migliorare sia lo spettacolo sportivo che la solidità economica delle società. Quando per perseguire una si va a discapito dell'altra, sicuramente qualcosa non torna, quindi la nostra volontà è sempre stata quella di cercare di dare una mano in questa direzione. L'anno scorso la Lega Pro ed è stato uno dei campionati forse più belli degli ultimi anni, quest'anno si sono volute cambiare le regole e il rischio era quello di ritrovarsi probabilmente a fare qualche passo indietro rispetto all'anno scorso, rispetto alla visibilità, alla competitività, che erano sicuramente così, anni che non si vedevano in Lega Pro. Con i suoi colleghi allenatori c'è stato qualche screzio ultimamente con l'Associazione Italiana Allenatori Calcio, in particolare col Presidente? Ma non in particolare, solo con il Presidente. Purtroppo ha fatto, ma sono cose che non ho timore a dire pubblicamente perché le ho dette prima a lui. E purtroppo in questo mondo dirigenziale sportivo io ci sono arrivato relativamente giovane, inesperto, e uno dei miei riferimenti è sempre stato Renzo Olivieri e il suo modo di portare avanti le sue idee, le sue battaglie. E ho imparato da lui a portare avanti le mie idee, soprattutto quando le idee sono condivise dalla base che rappresento e soprattutto quando le mie idee penso che siano nella direzione di migliorare il nostro ambiente. Vedere questo cambio di rotta improvviso e repentino da parte di chi mi ha insegnato ad andare sempre per la mia strada è stata sicuramente una grande delusione, ma come ho detto sono cose che purtroppo le ho dette prima a lui perché per me è stata una grande difficoltà anche spiegarla e non l'ho ancora capita e purtroppo insomma quando parlavo di spiacevoli sorprese anche il ruolo dirigenziale riserva questo. Sento amarezza in queste parole perché poi alla fine si lavora tutti per il pallone. Ci dovrebbe stare tutti dalla stessa parte. No, beh, ci sta che nella competizione elettorale federale ci siano pareri discordanti, non ci sta che la naturale conseguenza di un comportamento, di un pensiero, di una convinzione portata avanti per anni porti a un risultato completamente opposto. Questo sicuramente non ci sta, è per quello che non è amarezza, è dispiacere di aver portato avanti per anni una certa battaglia, una certa idea di calcio, di federazione, di ruoli dirigenziali e a un metro dal traguardo chi ci ha, parlo a nome dell'associazione, chi ci ha accompagnato fino a un metro dal traguardo si è girato e ha cambiato strada e questo ovviamente dispiace perché lo sforzo per arrivare a un metro dal traguardo non è stato semplice. Abbiamo perso come calcio italiano una grande occasione con l'elezione di Tavecchio. Sicuramente si gioca a calcio lo stesso in Italia e sicuramente il presidente Tavecchio ha un suo modo di dirigere che tutti sappiamo, che l'ha fatto per tanti anni in Lega Dilettanti, quindi sicuramente c'era la possibilità di fare un cambiamento, mi auguro che avverrà in futuro, e sempre che ovviamente le cose vengano portate avanti fino in fondo, almeno stavolta, con l'idea di un cambiamento. Il cambiamento a volte può riservare anche risultati negativi, io credo che un cambiamento avrebbe dato un altro respiro anche al nostro modo di stare nel mondo dirigenziale, parlo di ex calciatori, parlo dell'aspetto tecnico, di quello che è il nostro ambito, che è il campo. Damiano Tommasi ha coronato il sogno che questi bambini coltivano. Ma stavo proprio dicendo, il risultato più grande per me è stato riuscire a divertirmi a 43 anni in seconda categoria con i ragazzi del paese, quelli che potrebbero essere i miei figli, sul campo che ho visto solo da ragazzino e non ho potuto calcare da giovane perché ero già partito per altre squadre e avere ancora quell'entusiasmo nonostante la carriera che ho fatto e purtroppo le cose che ho visto anche a livello dirigenziale che potrebbero magari demoralizzarmi. Il mio sogno è sempre stato quello di giocare con quelli più bravi che potevo perché sono terzo di 5 figli e quindi per me la sfida era giocare con i miei fratelli più grandi e questo trasportato nel professionismo mi ha portato a giocare al Bernabeu, mi ha portato a giocare nei grandi stadi. Anche l'esperienza all'estero è stata molto formativa, probabilmente anche per la famiglia. L'esperienza all'estero mi ha aiutato in due direzioni, una a guardare l'Italia dall'estero e rendermi conto di quante cose diamo per scontato e non lo sono, e poi l'altro aspetto che però ho potuto conoscere tardi è quello che avrei potuto fare di più per gli stranieri che arrivavano nel nostro spogliatoio, insomma, per aiutarli a inserirsi, per aiutarli anche nel gioco in campo, perché mi sono reso conto di quanto il contorno, la famiglia, la città aiutino oppure penalizzino anche il rendimento in campo. Bortolo Mutti la butta fa l'esordio da centrocampista, non avendo mai fatto il centrocampista fino al momento dell'esordio, che era un difensore al settore giovanile. Sì. A dire la verità, in alcune partite con il Verona ho giocato anche in altri ruoli, difensori, esterno, terzino, però sicuramente la mia carriera poi si è sviluppata a centrocampo e probabilmente proprio quando penso a questo penso magari a bambini di 10 anni che hanno già un ruolo in campo. O magari gli provano a far fare la diagonale a 10 anni, fanno queste. sì, non si rendono conto che poi giocare, quando si cresce magari si acquisiscono competenze diverse. Che poi nel giro dei ruoli sei arrivato anche in porta, in Serie A. Sicuramente era una partita in discesa, ho avuto questa possibilità così distinto, ho dato la mia disponibilità di andare io in porta nell'occasione dell'espulsione di Cervone e niente, è uno dei tanti record che ho di aver giocato in Serie A in porta e non aver subito un gol. Quello arriva nella prima stagione di Roma, il salto Roma, Carlo Zampa che ti ribattezza Anima Candida. Ti ci ritrovi dentro questo soprannome? Sì, i soprannomi sono sempre figli anche di chi li dà, quindi sicuramente è un soprannome che ha portato bene e che sicuramente lo ricordo con piacere. Ma mi giunge notizia che gli avvocati dell'associazione stiano facendo causa a Zappacosta perché non ha chiesto i diritti del cross sbagliato a te. Beh, come per lui il mio primo gol in Europa è stato un cross. Beh, io giravo, dicevo, per uno come te segnare un gol, perché magari ci dovrebbe essere segna poco. Beh, diciamo che in Serie A non avrei mai tirato da quella parte, solo Florenzi tira da quella parte. Florenzi ci ha provato però, perché c'è avuto la follia del giovane. Quell'anno inizia con Carlos Bianchi e finisce con il grandissimo Nils Liedholm in un'annata un po' difficile. Poi arriva Zeman che ha rischiato di portarti alla Lazio, o sbaglio? No, mi voleva la Lazio. Poi il Verona causa altri movimenti di mercato, la Lazio ha preso Protti, Di Vaio è andato al Bari e non al Verona e quindi il Verona mi ha ceduto alla Roma e insomma, ironia della sorte, poi è stato Zeman a venire da me. Zeman è uno che vede il calcio e probabilmente la vita dal tuo stesso punto di vista. Ma lo so, io quando parlo di Zeman sono sempre fazioso. Mi rendo conto che dico cose che probabilmente non so neanche non rispecchiano il reale, ma sicuramente i 2 anni con lui sono stati per me importanti perché ero giovane, perché avevo le critiche del pubblico, della stampa, ero contestato spesso e volentieri anche se non soprattutto solo dai nostri tifosi. E il suo modo di interpretare il calcio, di interpretare anche il modo di preparare le partite, di tranquillizzarmi per quello che facevo e di insegnarmi quello che bisognava fare per la squadra mi ha aiutato molto a diventare anche calciatore. Non sei l'unico che sei rimasto legato a Zeman della Roma, parlo della Roma, non si può non parlare di Francesco Totti, che ha avuto un altro, parlando proprio di Zeman, un legame a doppio filo col Boemo. L'ha conquistato secondo me anche con merito, perché se pensiamo che il primo anno di Zeman Totti partecipava alle sedute atletiche col primo gruppo, insomma, quindi con Cafu, con Di Francesco, col sottoscritto, insomma, con gente che sicuramente non era così carente da un punto di vista fisico e quindi la dice lunga anche delle sue capacità fisiche e poi l'ha dimostrato sul campo giocando fino a oltre 40 anni. Che parte hai preso nella guerra intestina tra lui e Spalletti negli ultimi 2 anni? Ma non so, alla fine è difficile parlare da fuori di come si deve gestire una situazione come quella di Francesco, sicuramente come ho sempre detto Francesco senza la Roma è come la Roma senza Francesco, negli anni passati e adesso ancora perché vediamo che comunque Totti è Roma, e non solo Roma squadra, rappresenta la romanità, rappresenta molto. Rendersi conto di essere arrivato a non essere più Totti in campo e comunque a essere un simbolo è sicuramente difficile da gestire per una squadra che ha avuto negli ultimi anni altissime ambizioni e quindi probabilmente non era neanche la Roma cuscinetto che poteva dargli un diverso protagonismo alla fine della sua carriera perché appunto bisognava ambire a vincere e per vincere non bisogna regalare neanche un centimetro agli avversari e quindi questo tipo di gestione anche dell'equilibrio risultati e Francesco non è stato semplice da parte di Spalletti, uno che insomma, conosce bene sia Francesco che Roma e poi i risultati alla fine credo che abbiano dato ragione forse a entrambi perché Francesco soprattutto il penultimo anno ha chiuso con delle grandi prestazioni, dei grandi momenti di emozione con i gol e poi Spalletti ha fatto un buonissimo lavoro. Con Francesco e con tanti altri avete portato a Roma uno scudetto, una Supercoppa nel periodo comunque più bello degli ultimi 30 anni. Forse la partita di Bergamo lo era perché arrivava a gennaio, nel periodo in cui l'Atalanta era una delle squadre più difficili e più ostiche da affrontare, soprattutto in casa loro e andare là a vincere è stata una dimostrazione di forza e di solidità, di volontà di un risultato che non era la semplice bella stagione. Insomma. Il gol al rientro con la Fiorentina? Beh, ad oggi è sicuramente il successo più bello della mia carriera, perché arrivare a chiudere il cerchio in quel modo non è da tutti, e dopo quello che avevo passato, nel senso il dubbio di continuare a giocare, di continuare addirittura a camminare correttamente, e poi è stata una sfida anche grazie a mister Spalletti che mi ha convinto a tornare, e grazie ad Andrea che era il mio agente che mi ha convinto a tornare. E sembrava un film, visto che sulla panchina della Fiorentina c'era l'allenatore che era sulla panchina della Roma quando mi sono fatto male, quindi anche lui ha potuto, purtroppo per lui, partecipare al ritorno in campo da titolare, e tornare da titolare a fare gol dopo un minuto voleva dire mettere il timbro sulla guarigione completa, cosa che fino a quel momento era un dubbio anche per la società. Quel gol è una chiusura del cerchio iniziata con i fischi nel primo anno, quello dei bianchi, finita con l'ovazione e con noi tifosi che non ti abbiamo mai dimenticato. Tu hai giocato al minimo sindacale firmando in bianco dopo l'infortunio, ed è stato un segnale che vale per un tifoso più di 100 gol. Io ho voluto togliere il problema economico dalla questione, volevo un contratto da calciatore e quello è stato, la società non ha rischiato nulla dal punto di vista economico, per me voleva dire rimettermi in corsa, ritornare con la maglia con la quale avevo lasciato, dimostrare a me e agli altri che potevo ancora fare il calciatore, e poi alla fine sono ritornato a farlo per qualche anno, non più ai livelli di prima perché purtroppo l'infortunio o qualche strascico l'ha lasciato, sicuramente dal punto di vista emotivo e anche di ricordo dell'esperienza romana è stato forse anche il modo migliore per chiudere la carriera a Roma. Ma se quel gol alla Corea fosse stato convalidato, sarebbe cambiata un po' la carriera di Tommasi? Ma forse non saremmo così famosi né io né Moreno. Però no, dispiace perché forse anche sono state le basi per il successo del 2006, visto che in quel mondiale credo abbiamo avuto sicuramente la miglior difesa e sicuramente il miglior attacco degli ultimi 30 anni di calcio italiano, perché c'erano tutti, forse mancava, l'unico che mancava era Roberto Baggio, ma gli altri c'erano tutti, perché c'erano Del Piero, Totti, Montella, Vieri, Zaghi, perché abbiamo avuto grandi centrocampisti. Insomma, se penso che mancava Pirlo quell'anno, penso che Pirlo e De Rossi hanno dimostrato di essere i grandi centrocampisti di questo trentennio, di questo ventennio, insomma Albertini non c'era, quindi sicuramente non era un reparto a livello degli altri, ma era una squadra che poteva tranquillamente arrivare fino in fondo. Mi dispiace perché in quel mondiale abbiamo fatto 10 gol, di cui 5 annullati, e quindi dispiace, come ho detto, perché avevamo una grande squadra e poi quella partita è stata particolarmente intensa. Personalmente non ho mai pensato al gol annullato, perché quando ho tirato già sapevo che non era valido, perché avevo davanti a me i guardaline con la bandierina alzata a differenza di tutto il pubblico, e quindi ho reagito in modo strano proprio perché sapevo prima di tirare che non sarebbe stato convalidato. Però è bello ricordare, parlando di giovani, anche l'esperienza, le Olimpiadi di Atlanta 96, probabilmente un'esperienza a 360 gradi, non solo di calcio. No, le Olimpiadi è un rammarico che ho della mia carriera, perché è stato un anno molto particolare il 96, perché ci siamo sposati, abbiamo vinto il campionato di Serie B col Verona, abbiamo vinto l'Europeo Under 21 con la nazionale, partecipato alle Olimpiadi, poi finite le Olimpiadi ho esordito in nazionale, anzi ho esordito in Serie A, ho esordito nelle Coppe Europee, sono stato convocato alla nazionale maggiore, insomma la nazionale del 96 è stato un anno molto intenso, e l'Olimpiade è cascata in mezzo a un momento della mia vita in cui probabilmente non ho avuto la lucidità di pensare alle Olimpiadi, di vivere le Olimpiadi per quello che sono, il più grande evento sportivo. L'Europeo Under 21 con la Spagna, all'epoca non c'era questa differenza che c'è adesso con il calcio spagnolo? No, anzi, eravamo noi a dettare legge in Under 21, visto che... Ma se pensiamo un po' più in là nel tempo, sì, se pensiamo a cosa faremo a gennaio è difficile, purtroppo il calcio italiano soffre di questa mancata pianificazione pluriennale che determina poi risultati che sono figli dell'improvvisazione, la programmazione è cosa diversa. L'ultima, Damiano Tommasi, quando si ritirerà ufficialmente? Non mi sono dato un termine. Sicuramente uno degli obiettivi, quando mi sono candidato alla presidenza dell'associazione, ho detto che secondo me il presidente dell'associazione deve essere un calciatore in attività, quindi fino al 2020 sono presidente dell'associazione. come tutte le puntate noi chiudiamo congedando il nostro ospite con un saluto letterario. Diamo un dono in libro per te. Ho pensato a un libro su Socrate di Lorenzo Iervolino, un libro eccezionale su un personaggio eccezionale, un giorno triste così felice, perché probabilmente è un affascinante libro che racconta il viaggio nella vita di un rivoluzionario, un fuoriclasse che colpiva la palla di tacco per farci innamorare, un uomo i cui principi di democrazia correvano più veloci del pallone, e su questo personalmente, come Lodi Fanfulla TV, ci ricorda molto Damiano Tommasi. In bocca al lupo per tutto e grazie per essere stato a Lodi Fanfulla TV. Grazie a voi.